Sì, Kent, lo so, hai ragione. Sono uno youtuber, tutti gli youtuber salutano in questo modo, devo salutare così anch'io. Avanti, ci provo. Dunque, bella a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Sì, ce la posso fare. No, calmo, rilassato, pace interiore, pace interiore. Mamma mia, mi sento come Fonzi quando doveva ammettere di aver sbagliato e non riusciva a pronunciare quella frase. Lasciamo stare, va, dai, cerchiamo di tornare seri. Benvenuti a bordo, viaggiatori! Io sono Grizzly, lui è Kent, la mia decorazione natalizia. Entrambi vi diciamo buone feste e questo è Diario di Viaggio on the road. Dai, Kent, questa volta ci sono riuscita, questa è venuta proprio bella! Ragazzuoli, prima di cominciare, questo è un video in collaborazione con il mio amico Efrem del canale EfremsTube, per cui vi lascio il link del suo canale sul doobly-doo e sulla scheda. Prima di tutto andate, iscrivetevi al suo canale se non l'avete già fatto, che lui è molto bravo e molto simpatico, poi tornate che cominciamo il vlog. Oggi parliamo per l'appunto di youtuber, perché ormai sono uno youtuber. Mamma mia che brutta cosa, anche se strofino bene non se ne va via, scherzi a parte. Il problema di essere uno youtuber è che con il tempo impari che ci sono dei gesti, dei comportamenti, dei modi di approcciarsi alle cose che sono molto tipici di chi fa video su YouTube, ma soprattutto di chi è un vero e proprio youtuber. E ho pensato di raccontare 5 di questi comportamenti, di questi gesti molto particolari che condividiamo tutti noi youtuber. E sì, non tutti questi gesti, questi comportamenti sono qualcosa di positivo. Per cui cominciamo! Numero 1. Dover avere a che fare con troll, iscritto ricambi e personaggi del genere. Tralasciamo il classico iscritto ricambi, semplicemente perché non ti puoi definire uno youtuber se minimo non hai raccolto almeno una quarantina di iscritto ricambi sul tuo canale. E arriviamo innanzitutto a quelli che... iscritto ricambi? Però vieni sul mio canale, commenta, spolliccia, condividi, restiamo attivi, se no me ne vado via! Ecco. Non lo so, voi anche che vengo a pulirti casa! E poi abbiamo i troll, quelli che qualsiasi cosa fai copi qualcuno, o qualsiasi cosa fai fai schifo, fai pietà, sei... eccetera, eccetera, eccetera. L'importante in questi casi, naturalmente, è lasciare che gli insulti scorrano. Tanto sono bambini che si divertono a premere tasti sulla tastiera e il loro apporto è meno di niente, tranne che, anche se vi criticano, tutto quello che dimenticano è che comunque vi stanno regalando una visualizzazione, stanno regalando interazione al video, per cui ben vengano anche loro. Tanto alla fine ci vuole poco per rapportarsi con certa gente. Sei un cancro? No, Sagittario ascendente Capricorno, quindi non quagliamo assieme, per cui se vuoi vai a vedere il video di qualcun altro, perché probabilmente è più il tuo tipo, no? A parte che poi questo iscritto ricambi... ma ricambio? Mi sono fatto la doccia, mi sono appena messo i vestiti puliti, perché mi dovrei cambiare di nuovo? No! Numero 2. Potete toglierci tutto! Tanto c'è un sacco di youtuber che stanno facendo dei video su come sopravvivere in caso di apocalisse. Però mettiamo bene in chiaro una cosa, toglietemi tutto, ma non la connessione ad internet, se no le cose vanno completamente fuori controllo. A questo punto prendiamo uno stick di colla a caldo e dei fiammiferi, dei normalissimi fiammiferi che ci permetteranno... È tardi! L'apocalisse è cominciata, sono tutti lì fuori! I miei clienti stanno impazzendo! Internet manca in città già da 2 ore, non possono condividere gattini! Non so se sopravviverò!
Numero 3. Spesso gli youtuber non sono visti come persone, ma come dei miti irraggiungibili, attratti anche delle divinità, e quindi quando ci si approccia a uno youtuber il comportamento è sempre quello di guardare un grandissimo mito, che per carità ci può stare bene, però ragazzi, noi youtuber siamo persone normalissime, facciamo anche cose normalissime, quindi non preoccupatevi di trattarci come se fossimo anche delle persone, di comportarvi normalmente, con amicizia, con simpatia, senza bisogno di andare a qualche eccesso. Ma tu sei Efrem! Di Efrem Stub! Dai, grandissimo! Sei il mio idolo! Ma sei un grande, mi fai l'autografo? No, facciamoci un selfie, dai, un selfie! Sì, puoi reggere un secondo? E per me? Un regalo da Efrem! Oh, grazie, che bello, grazie! Ciao, ciao! La mia... Che poi io, quando mi riconoscono per strada, quando mi riconoscono alle fiere, entro completamente nel pallone, perché sono una persona dannatamente timida. Numero 4, che è una cosa molto tipica degli youtuber, normale nella vita reale, completamente matto di fronte alla telecamera. Rifacciamo. Completamente matto di fronte alla telecamera. Perfettamente normale nella vita reale, completamente matto di fronte alla telecamera. No, 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 aspetta, 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 aspetta. Perfettamente normale nella vita reale, completamente matto di fronte alla telecamera. Se no, eventualmente. Perfettamente normale nella vita reale. Completamente matto di fronte alla telecamera! Voi che ne dite? L'ultima, vero? Lo sapevo. Come farei senza di voi? Grazie, ragazzi, se potessi vi abbraccerei... un momento, certo che posso, dai, che vi abbraccio tutti! E infine numero 5. Il momento in cui stai montando un video. Quando stai montando un video, il mondo potrebbe letteralmente finire fuori dalla finestra della tua camera, ma a te non interessa, perché sei concentrato su quell'operazione. 3, 2, 1, buon anno! La bottiglia di spumante! Ma certo, qua ci metto in sovrapposizione una bottiglia di spumante, dai che la vado a cercare! Insomma, questi sono i 5 comportamenti o i 5 gesti più tipici per poter riconoscere uno youtuber. Se ne conoscete altri, potete farmeli sapere nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag di DBOTR. Scherzi a parte, spero di essere riuscito a strapparvi un sorriso, ma naturalmente non sono solo i gesti e i comportamenti a dire che una persona è uno youtuber. Non possono mancare certi strumenti perché una persona possa definirsi uno youtuber. E in questo caso ci aiuta il mio amico Efrem, con il suo video, in collaborazione con questo, video che vi lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda, andate e dategli un'occhiata, che è molto simpatico anche questo. In questo video lui ci parla dei 5 strumenti che non devono mai mancare ad uno youtuber. Bene, io sono Grizzly, se con questa analisi vi ho divertito vi ricordo di fare pollice in alto e di condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram. Vi ricordo di condividere anche il vlog di Efrem e di fare pollice in alto, di iscrivervi al canale di Efrem se non l'avete già fatto. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube, è gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Inoltre, se vi iscrivete al mio canale Telegram, che trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Detto questo, ancora buone feste da me e dal piccolo Kent, e noi ci vediamo alla prossima! Ciao a tutti!